buona cucina e la buona finanza. Partenza del 2021, Giusy. Tutti ti chiedono sempre come sarà questo 2021, le previsioni, l'oroscopo della finanza. Beh, ecco, no. Sai che a me non piace troppo accostare questo concetto, però chiaramente quello che mi ha dato spunto Ludovico nel fare la presentazione della sua Faraone è la conoscenza dei materiali e la conoscenza della cottura. Ecco, una costante anche per il 2021 sarà la cercare di conoscere bene gli strumenti che possiamo scegliere, possiamo valutare per la nostra pianificazione finanziaria, e quindi conoscendo le caratteristiche, conoscendo le potenzialità e comunque i risultati che possiamo ottenere, possiamo adattarli e metterli all'interno della nostra pianificazione per raggiungere gli obiettivi di vita e di finanza che vogliamo per noi stessi, per la nostra famiglia e per le persone a cui vogliamo bene. Quindi siamo, grazie Giusy, ma tornerò da te.